Di un libro che non vi posso fisicamente mostrare perché l'ho letto in ebook. Si tratta di Player One di Ernest Cline. È un libro che è uscito ormai qualche anno fa, quindi è plausibilissimo che qualcuno di voi lo abbia già letto. Nel caso lasciatemi un commento qua sotto e ditemi che cosa ne pensate. Tra l'altro credo l'anno prossimo, non sono sicura, ma mi pare nel 2018, uscirà il film tratto da questo romanzo e mi sembra di aver letto diretto da Steven Spielberg. È un romanzo distopico, quindi ambientato in un futuro non particolarmente desiderabile, in cui il mondo è andato talmente a rotoli che la maggior parte delle persone preferiscono vivere la buona parte della loro giornata all'interno di un sistema di realtà virtuale che somiglia un pochettino a Second Life, ma molto più evoluto, che si chiama Oasis. Oasis è stato creato da uno sviluppatore geniale che al momento della sua morte ha deciso di lasciarlo in eredità a chiunque compirà una missione particolare all'interno di Oasis, ovvero il recupero di tre chiavi che aprono tre porte. Il problema è che lo sviluppatore di Oasis, essendo stato ragazzo negli anni 80, era estremamente appassionato di tutto ciò che aveva a che vedere con la cultura nerd, soprattutto ecco degli anni 80, quindi dai film alla musica molto molto variegata e particolarmente ai videogiochi e alle prime console. Il protagonista del romanzo si chiama Wade ed è uno dei tanti giocatori di Oasis che desiderano ardentemente portare a termine questa caccia al tesoro, anche per impedire che l'eredità dello sviluppatore venga raccolta invece da una multinazionale intenzionata a diminuire, a chiudere, a terminare la libertà su Oasis, inserendo annunci pubblicitari, inserendo un abbonamento e altre amenità. Io mi sono divertita enormemente a leggerlo, soprattutto per un discorso anagrafico, per un discorso di riferimenti. Ecco, io ovviamente non ero ragazzina negli anni 80 perché sono nata nel 1985, quindi li ho beccati molto di striscio a livello anagrafico, però ho un fratello maggiore che ha 8 anni più di me, che quindi invece si è beccato in pieno quella fase, e quindi sono cresciuta anch'io come se fossi una ragazzina del decennio precedente a livello di riferimenti culturali, film, videogiochi. Una cosa molto interessante che mi è piaciuta è il fatto che in realtà, anche se stiamo parlando di realtà virtuale, non siamo molto distanti da quello che era il sistema di pareti video di Fahrenheit 451 di Bradbury. In quel caso si trattava di schermi televisivi, ma semplicemente perché il concetto di realtà virtuale ancora non esisteva nell'immaginario, però il risultato era il medesimo: persone che per evadere rispetto a una realtà futuristica degenerata scelgono piuttosto di vivere tra le quattro mura di una stanza a interagire in modo virtuale con altre persone reali o immaginarie, del tutto immaginarie nel caso di Bradbury, perché si trattava dell'interazione con uno sceneggiato televisivo proiettato su quattro pareti, anche reali seppur in forma di avatar virtuale nel caso di Player One. Sono curiosa di quella che sarà la messa in scena sul grande schermo, perché potrebbe venirne fuori una roba fichissima come una tamarrata allucinante, anche perché si mescolano diverse ambientazioni che trovo difficile accostare visivamente senza rischiare di scadere nel pacchiano sui vari pianeti, sui vari addirittura costellazioni che compongono Oasis. Ci sono pianeti a setting fantasy, a setting fantascientifico, ispirati a Star Trek, ispirati a Star Wars, ispirati a Dungeons and Dragons e così via.
tutti i macro universi che compongono un po' quello che è l'immaginario nerd, ma anche in una qualche misura l'immaginario pop degli anni Ottanta. È anche un gioco molto divertente provare a cogliere tutti i riferimenti, vedere quanti dei film citati, dei videogiochi citati si conoscono, a quanti abbiamo giocato, quante canzoni abbiamo ascoltato, quante ci partono automaticamente nella testa quando le leggiamo. Come tutti i libri di cui si parla in questo canale, ve lo lascio naturalmente qui sotto nell'info box. Vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate e a iscrivervi se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!